Bella ragazzi, siamo i Granas e siamo tornati qui con un nuovo video di Would You Rather. Perché? Anche se abbiamo fatto già altri video su Would You Rather, perché l'altro giorno stavamo facendo il live, abbiamo visto che vi è piaciuto tantissimo. Stavamo facendo appunto il live su Twitch e eravate tipo 200-300 persone, quindi grazie perché eravate tantissimi. E anche se non sembra, su Twitch 300 persone live sono tante. E ragazzi, per chi si è perso la live e volesse seguirci, sappiate che in descrizione c'è il link di Twitch, quindi andate lì, magari se c'avete il link in un account di Twitch potete seguirmi e vedrete ogni volta che sono live, vi arriverà la notifica. E oltretutto comunque faremo live, probabilmente ne faremo parecchie e ogni settimana, quindi ormai sarà un appuntamento fisso, penso. Perciò avrete l'occasione di vederlo e comunque speriamo di mettere anche un video su YouTube dove vi diremo che saremo in live su Twitch in quel momento. Stiamo anche pensando di fare una serie che tipo su Minecraft, senza farla sul canale, così chi non interessa Minecraft non la vede, e di farla tutta in live appunto. E forse la facciamo con Frax, non è detto, o forse la facciamo da soli. Comunque stiamo pensando di fare questa serie tipo l'isola dei famosi, però farla solo in live, in modo che comunque possiamo giocare parecchio, perché comunque in live possiamo starci anche 2-3 ore. E niente, e voi potete seguirci live. Tutto qua, ragazzi. Quindi Would You Rather, 5.000 like per un prossimo episodio. Seguiteci su Twitch, su Instagram, su Facebook, su tutto. Su Facebook soprattutto, sulla pagina, ragazzi. Veramente lasciate like, fateci questo favore, mettete un like, perché lì diciamo sempre quando siamo in live. Non è detto che sempre lo diciamo su YouTube, mentre su Facebook lo diciamo sempre. Quindi se non volete perdervi il live, mettete un like alla pagina e non ve le perderete mai. Che cos'è? Ah, rischio e risico. Ah, se dovessi giocare un gioco da tavolo ogni giorno proprio sempre, per forza, quale preferiste giocare? Risico o Monopoli? Non ho mai giocato a Risico. Oddio, sai che sono belli, cioè secondo me Risico è più carino perché è più da adulti. Monopoli è un po' più da bambini, anche se è figo anche Monopoli. Però non c'è una vera e propria strategia su Monopoli, quindi io farei Risico. Perché non ho mai giocato a nessuno dei due. Io direi Risico. 33% contro 67%, vabbè, perché Monopoli è più mainstream, cioè come se dici COD oppure Counter Strike, cioè è ovvio, più mainstream COD. Anzi, adesso è il contrario, però vabbè. Preferiresti perdere i tuoi genitali o perdere la tua mano con cui scrivi? Cioè, sì, vabbè, oddio, è brutta come spesso. Cosa, No, aspetta, a mano. Cioè, no. Dipende, però. No, a mano. Perché posso sempre imparare a scrivere con quello. Se perdi i genitali. Se perdi i genitali, l'unica cosa è che non puoi fare figli. Appunto. Però se perdi la mano, tu non puoi fare, per esempio, una cazzata. I videogiochi non ci puoi più giocare. È brutta in tutti e due i casi, però io boh. Forse perdere. Io metto questa. Cioè, posso sempre adottarlo un bambino. Mentre a mano, se la perdo, non posso fare niente. Cioè, sì, però sì, ho capito, protesi. Però secondo me 69% dicono la mano. Preferiresti giocare a Pac-Man o giocare a Space Invaders? Space Invaders. Io Pac-Man. No, era proprio figo Space Invaders. Preferiresti giocare a Slender o Amnesia? Non ho mai giocato a nessuno dei due. No, quindi... Slender sì, dai. Non ci ho mai giocato a Slender, ho visto i video. Però... Amnesia dicono che è più figo. Io dico Amnesia. 59%. Oggi stiamo a fare tutte cose nella minoranza. Non siamo mainstream. Preferiresti cosa succede veramente? Cosa è successo realmente nell'area 51? O accettare $1 milione o di euro? Non lo so. Secondo me, ragionando proprio in grande, se sapessi cosa è successo veramente nell'area 51, farei molto di più di 1 milione. Che basterebbe vendere la notizia ai giornali. Quindi. Sì, però poi ti crepano. Sì. Però, oh, so quello che ha rivelato al mondo. Tanto, oh, è così. O passo alla storia perché ho rivelato l'area 51. Oppure campo bene perché ho fatto ancora più soldi di 1 milione. Quindi io dico questo. Va bene. Io giusto per la curiosità direi quello. Niente, oggi proprio non ci azzecchiamo rispetto agli altri. Oggi siamo proprio agab. Preferiresti volare come Superman o viaggiare come Spider-Man? Questo ci è capitato anche in live. Sì, esatto. E io continuo a dire, cioè non ho detto nulla perché mi pare che stavo asche per un attimo. Spider-Man. Io pure avrei detto, cioè, Spider-Man. È troppo figo, è regà. È più figo essere Spider-Man, regà. A parte il fatto che se tu puoi travel, vabbè, viaggiare come Spider-Man, cioè non, con le ragnatele non è che ci viaggi e basta, è quella la cosa figa. E poi fa un sacco di cose che ragnatele, cioè. Boh. Cioè, il telecomando sta là, io faccio ta e non mi muovo. Capito? Tipo quando devo chiudere la telecamera e faccio così, faccio ta, aiuto. Pa, pulisce, è più però, figo. Travel like Spider-Man. E infatti vince Superman. Oggi è così, oggi non andiamo d'accordo, sì, con il mondo. È troppo figo. Preferiresti non avere le mani o avere un ragazzo ficcione che ti stalkerà tutto il tempo? Destra, sti casi. Ragazzo ficcione. Merda, al lui. Massimo l'ammazzo, vado in galera, però almeno ho le mani. Cioè. Dai, ce n'abbiamo presa una. Per una storia che ti interessa, che ti è molto interessato, potresti leggere un film o guardare. Cioè, leggere un film o guardare un libro? Io guarderei il libro, cioè lo fisserei tutto il tempo. Guarda. Quindi leggere un film o. L'ho ridetto? Sì.
Quindi, leggere un libro o guardare un film? Leggere un... guardare un film. O leggere un libro? Io, regà, boh, sarò stupido, per come potete pensare voi, ma sinceramente io preferisco i film ai libri. Anche se non cosano la storia in sé per sé, però... Siamo capiti, no? Nel senso, cioè, un libro ovviamente c'ha più dettagli, cazzi e mazzi, però boh, il film... Comunque 56%. Preferiresti perdere un occhio e una mano, perdere una gamba e un orecchio? Gamba e orecchio. Cioè, proprio la cosa dell'occhio. Però non posso più giocare a calcio se perdo una gamba. Boh, regà, perché queste cose di perdere qualche pezzo? Io non voglio perdere nessun pezzo di me. Lo so, ma a me proprio la cosa di perdere un occhio, cioè... La gamba è più problematico l'occhio rispetto all'orecchio. Però secondo me è più problematica la gamba rispetto alla mano. No, non è vero, secondo me è più problematica la mano, perché la mano fai molte più cose di te una gamba. Cioè, la gamba una volta c'è la protesi, cammini e basta. Ma adesso non puoi più giocare. Però corre, poi corre. Non puoi solo, soltanto non puoi giocare a calcio, l'unica cosa. Le parole che devo fare. Vabbè, quindi secondo me forse è meglio questa. 67 a 33. Preferiresti sputare a un Tyson arrabbiato o sputare a un Bruce Lee arrabbiato? Bruce Lee. Oddio, fa più male Bruce Lee secondo me Tyson. Tyson te morde pure, cioè te staffa pure le orecchie. Sì, il problema è che secondo me da Tyson puoi scappare, mentre da Bruce Lee no. Dish. Sì. Cioè Tyson, se corri, se corri non... veloce Tyson, Secondo me se tu corri bene Tyson non te ripia. Bruce Lee sì. Anzi, Bruce Lee una volta che ha sputato manco te ne sei accorto, già stai all'ospedale, secondo me, è così la cosa. Che adesso Tyson, no. Ma posso sempre schivare, Bruce Lee non lo schivi. Cioè lo schivi poi, lo schivi quell'altro. Però poi non sei accorto che c'è un pezzo. Cioè non è che cazzo lo schivi. Vedi, tutti hanno fatto il mio ragionamento. Ma non puoi schivare un pugno di Tyson, te che non hai fatto un cazzo di pugilato, cioè è normale. Preferiresti essere allergico al burro d'arachidi o al cioccolato? Burro d'arachidi. Ma c'è anche dubbio? Cioè questo proprio... Preferiresti non aver mai toccato un non toccare più un computer o non toccare più una persona dello stesso posto? Vabbè, computer. Dai, non penso ci sia dubbio. Scialla! L'internet è meglio di tutto il resto. Ah sì, perché proprio il porno te lo vedi. Appunto. Sul telefono. Comunque ragazzi, con questa ultima dilemma ci lasciamo e vi diamo appuntamento a un nuovo episodio, un nuovo video, qualche giorno addietro, qualche giorno avanti, qualche giorno più in là. E tu vuoi dire qualcosa? No? Sì, no, vabbè. Niente. L'idea era di fare un Would You Rather con i vostri commenti, quindi se in caso commentate, cioè vero, fate una cosa tipo cosa preferiste tra qua sotto. Qua sotto commentate, fate cosa preferiresti? Due punti. Hashtag preferiresti? Due punti. Tata o tatata? Tatatata e tatata. Ok. Esatto. Per esempio, preferiresti non mangiare più il gelato o non mangiare più la pizza? Il gelato. Ok, vedete, così facile. I vostri Would You Rather. Fate tutti i commentini e quindi faremo con i vostri. Vabbè, basta. Avete capito? Ciao. Vabbè, niente, prossimo video. Ciao.